Buonasera a tutti voi. Buonasera. Un grazie per questo invito che ho accettato a malincuore, perché cerco di uscire il meno possibile da Napoli. E però mi hanno fatto notare che erano almeno 5-6 anni che non mi facevo vedere a Bologna, per cui su pressione a non finire ho dovuto accettare. Abbiamo ascoltato per coloro che sono credenti la parola di Dio, ma vorrei pregarvi di una cosa. La prima parola che Dio ci dà, la prima Bibbia che Dio ci dà, qual è? Il creato, un giardino. Guardate che Sant'Agostino, non sono un eretico per favore, Sant'Agostino dice che la prima Bibbia che Dio ha dato all'uomo è il creato. E allora respirate profondo, questo bellissimo vento che prima che sta aspirando, questo verde attorno, ogni albero. Io ascoltavo uno scienziato spiegare agli studenti un albero. È un miracolo. Come fa un albero a crescere con la gravità che lo tira giù? Come fanno frutti a rimanere su un albero se tutto. Abbiamo miracoli a non finire, basta guardarci attorno, è la prima parola questa che è data a tutti e tutti la possiamo leggere, la meraviglia, noi dobbiamo. Ecco perché è importante, sottolineo l'importanza di questo giardino. Se vi chiedessi adesso, avete capito qualcosa? E chiaramente direte no, è talmente ovvio, perché non così perché. Ma perché è scritto in maniera tale che solo le comunità a cui era diretta potevano capire quello che era scritto. È l'Apocalittica ed è per noi credenti davvero un testo fondamentale questo. Penso che sia il testo, l'Apocalisse di Giovanni, fosse il più rivoluzionario del Nuovo Testamento. E cercherò di aiutarvi, ma prima di tutto per capirlo, perché non è facile. Prima di tutto vorrei dire un grazie davvero per aver conosciuto Conchiero, ero venuto da me a Nigrizia a insultarmi perché non prendevo seriamente le università, che dovevo uscire dalla redazione, andare a parlare agli studenti, cosa fai qui proprio, sapete come faceva? E io mi ero un po', dico, ma chi è costui? Poi ci siamo ritrovati in un'altra maniera quando ho fatto la scelta poi di vivere a Corococcio, che lui non ha molto condiviso all'inizio, difatti non veniva a Corococcio, erano i suoi ragazzi che arrivavano poi lo stesso dalla Tanzania, arrivavano a Corococcio. Poi si è riconciliato, ha capito, e mi ricordo che mi aveva portato varie volte qui all'università e era così felice quando potevo parlare nell'aula universitaria, mi diceva Alex, questi professoroni, quasi tutti atei, è la prima volta che sentono parlare del crocifisso e dei crocifissi, è importante che questo avvenga all'università. Per cui davvero è nata un'amicizia molto bella e lo sento davvero come un amico. Ricordiamoci che nella vita non ci si incontra mai per caso. In fondo la nostra vita è fatta di incontri. Quando io mi chiedo chi sono io, in qualche raro momento di lucidità mentale ce l'ho, mi chiedo chi sono io. L'unica cosa che posso dire è che sono coloro che io ho incontrato nella mia vita. Ecco l'importanza allora dei volti e ringrazio davvero per il dono di Contiero, che spero continui a disturbare davvero questa Bologna. Ringrazio l'arcivescovo che è qui, e mi sento un po', se quando si parla davanti agli arcivescovi, mi sento un po' imbarazzato, invece non mi sento molto a mio agio e gliel'ho detto prima, è la prima volta che lo incontro dopo Nigrizia e gli ho detto, dico, guarda, almeno posso ringraziarti perché sei stato l'unico, quando io sono stato defenestrato, perché chiaramente era il Vaticano che ha imposto i miei, sotto pressione politica, ha imposto ai miei superiori che io dovevo andarmene. Mi ricordo che è stato forse l'unica voce che è stata espressa a Roma in mio favore pubblicamente, l'ha fatta lui negli anni 85. Sono qui per dirgli grazie davvero per quello, perché sono cose importanti anche
Lo ringrazio per le scelte che sta facendo, pastorali, e so che non è facile. Gli auguro davvero di poter continuare su questa scia di Papa Francesco. Terzo, io ho 79 anni. La mia generazione, perché dico questo? Perché guardando ai volti che ci sono, in buona parte vedo che siamo di una certa età e non vedo i giovani. Io ho 79 anni. La mia generazione sarà quella nata dalla seconda guerra mondiale, vissuta fino ad oggi, sarà fra le generazioni più maledette della storia umana. Perché nessuna generazione come la mia ha talmente violentato il pianeta Terra come l'abbiamo fatto noi. Consegniamo a questi giovani un mondo malato. Guardate che dobbiamo avere fiducia in questi giovani e collegarli in questo. So che non è facile, sono bombardati da mille cose. Ma è fondamentale davvero il rapporto con loro. Toccherà a questa generazione di giovanissimi decidere il futuro, se Homo sapiens potrà sopravvivere su questo pianeta. Terzo, vengo da Napoli e mi spiace anche uscire fuori perché ci tengo a rimanere sul territorio, più rimanendo senti che puoi fare così poco. Ma viviamo una situazione molto, molto difficile, che penso diventerà un po' la situazione di buona parte delle città europee. Avete visto a Londra? Da gennaio ad oggi sono già stati uccisi 60 giovani. Pensate a quello che sta arrivando. Napoli è su questa strada. Abbiamo due Napoli. Adesso è il boom turistico. Una Napoli bellissima, ma c'è la Napoli bene e c'è la Napoli, che i napoletani chiamano la Napoli malamente, le periferie. E lì sta crescendo una generazione di ragazzini che fa spavento. Io non mi dilungo qui, vi cito soltanto per dire che non è l'impressione di un missionario, quello che Patrizia Esposito, presidente del Tribunale dei Minorenni di Napoli, ha scritto. Dice, questi ragazzini armati di coltelli che colpiscono alla luce del sole sono animati da una rabbia profonda. Stiamo assistendo a una violenza senza precedenti, sintomatica dell'assenza di valori, figlia del degrado sociale. Ci sono giovanissimi che hanno introiettato modelli di subcultura criminale, vivono in contesti caratterizzati da valori sballati, dove chi si alza alle 7 del mattino per andare a lavorare è uno sfigato, dove l'onesto è considerato stupido e la vita vale zero. È un quadro desolante, oltre che un pericolo per la collettività. Queste sarebbero le baby gang, come la chiamano, ma anche questa non è una parola giusta. Sono ragazzini di questo tipo, oltre alle paranze che abbiamo, oltre a tutto, per cui capite un po', Napoli è diventata la più grande piazza di spaccio di droga in Europa. E su questo questi ragazzini, controllando il territorio con la pistola in mano, vivono. Per cui capite un po' che razza di problemi. Il problema è strutturale. Stiamo lottando prima di tutto perché lo Stato ci sia, non c'è. Ma vi do solo un esempio. Abbiamo un unico istituto superiore a Rione Sanità, circa 50.000 abitanti, un alberghiero. Pensate che l'anno scorso ha avuto il 50% di evasione scolastica e nei primi 2 anni, obbligo, scuola d'obbligo, 74% di bocciati. Capite subito il problema. Ecco perché cerchiamo cerco di rimanere più che posso sul territorio con tutti i problemi, soprattutto partendo. Ma questo è importante, ve l'ho detto perché secondo me è importante anche per quello che dirò, sì, per quello che dirò adesso sull'Apocalisse, perché soltanto partendo da una Crococcio, da un Rione Sanità, da questi luoghi che si può leggere effettivamente il sistema. E quarto, vorrei che ricordassimo in questo, io ho portato con me queste pagine che sono veramente la fotografia del crimine che stiamo commettendo. È la lista
preparata dal Guardian e Der Spiegel in Germania, che è stata pubblicata dal manifesto dei 30.639, mi sembra, migranti morti nel Mediterraneo, cioè persone che sono state identificate, io calcolo più di 50.000, ma almeno questo. Notate che ci troviamo davanti a qualche cosa di incredibile, è criminalità, inutile che parliamo più di Europa, patria dei diritti o altro, quello che sta avvenendo è qualcosa di davvero di criminale, non ho altra parola da usare. Ed è importante che teniamo questo dramma sotto gli occhi, anche leggendo in questo momento l'Apocalisse. E notate che ci troviamo nella stessa situazione, grosso modo, è importante questo per la speranza, in cui si trovava Sant'Agostino, quando l'impero romano stava crollando, i barbari. Ricordo a tutti che siamo noi, erano i romani che li chiamavano barbari. Se andate in Germania, non sono chiamati barbari, sono chiamati folk, non mi ricordo più la parola esatta, movimenti di popoli. Sono movimenti per loro. Per chi è nell'impero, chiaramente sono barbari. Notate che Agostino muore di crepacuore. Perché nel 410 Roma crolla, il saccheggio di Roma sotto la mano dura dei Goti, proprio fanno, e ormai i barbari invadono, stanno invadendo l'impero. Lì crolla l'impero, Agostino crolla e deve scrivere il De Civitate Dei per rendersi conto di questa tragedia. Com'è? Ma perché? Ma perché questo? Ma perché Agostino era parte integrante dell'impero romano, era un romano, per cui il crollo dell'impero l'Apocalisse 300 anni prima di Agostino aveva già scritto, capitolo 18, è caduta Babilonia, rallegratevi o cieli. Notate che razza di salto dal profeta dell'Apocalisse ad Agostino. E allora comprendiamo anche le paure nostre, ci sentiamo quasi che arrivano i barbari, ma che barbari. Notate che l'Europa di oggi nasce da qui, dalle invasioni barbariche. Siamo noi il frutto di quella. Nascerà il nuovo, quindi è importante questo senso profondo di guardare la storia con altri occhi, non come la guarda l'impero. E per cui ritengo importante questo ricostruire. La speranza diventa in un momento difficile, ma estremamente significativo, sta nascendo il nuovo. E allora ecco il problema che ci viene affrontando l'Apocalisse, da dove leggere la realtà entro cui viviamo? È chiaro che questo profeta l'ha letta, da dove? Da un'altra parte. Notate che anche lui deve essere stato un romano abbastanza colto. Ma è un convertito, un profeta, non sappiamo chi sia. Giovanni è certamente della tradizione giovannea, che ha prodotto il Vangelo di Giovanni, le lettere, appartiene a quella tradizione, ma non sappiamo con Giovanni chi è. Può essere che sia un nome che si è dato, perché la letteratura apocalittica è sempre anonima, per darsi importanza, non lo sappiamo, ma è un profeta che vive alla fine del primo secolo e che scopo ha nel scrivere l'Apocalisse? Hanno sempre un duplice scopo. Uno è quello di aiutare la gente, meglio la gente, le piccole comunità cristiane dell'Asia Minore a leggere la realtà romana, dell'impero romano, con altri occhi. Apocalittica cosa vuol dire? Com'è? Sì, rivelazione, ma è una parola rivelazione, noi pensiamo sempre, vuol dire togliere i veli e leggere la realtà per quella che è. La parola di questa sera come incomincia? Vidi, 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 vedere, leggere la realtà, non per l'apparenza. L'apocalittica, questa apocalisse è scritta nella Roma dell'Asia, nella Roma dell'Oriente. Efeso, di una bellezza straordinaria. Anche le prime comunità cristiane erano affascinate da Roma. Mai impero aveva assunto una tale gloria, una tale potenza.
Il profeta aiuta a leggere Roma per quella che era, non per quello che appare. Il secondo scopo del profeta qual è? È quello che il profeta comincia a capire, che le comunità cristiane, proprio per la difficoltà di vivere dentro un impero del genere, incominciano ad adattarsi all'ethos imperiale romano. E chiaramente, se si adattano, è finita la parola di Gesù. Se il sale non è più sale, cosa vi serve? Lo buttate via, lo calpestate. Ecco il pericolo, per cui ecco lo sforzo che fa questo profeta. E usa lo stile apocalittico. Per favore, perché ha usato questo stile per noi incomprensibile, ma per buona parte in questi secoli della Chiesa non è stato capito? Notate, lo usa per coprirsi. L'Apocalisse è scritta in codice. Chi è che usa il codice oggi? La polizia, l'esercito, i brigatisti rossi lo usavano. Carissimo Leone, ti mando la volpe che ti porterà. Se voi non sapevate chi sono questi, non capite nulla della lettera, quindi anche se cade in mano ai carabinieri, non... il codice ti dà questa possibilità di essere capito solo delle comunità a cui tu scrivi. Notate che non l'ha inventato quest'uomo, per favore, ci sono 500 anni di scrittura apocalittica che gli ebrei hanno usato. Praticamente la scrittura apocalittica nasce con la caduta di Gerusalemme e la distruzione di tutto, e dopo il ritorno in patria rincominciano gli ebrei, ma non posso, finisce la profezia. Guardate che per 500 anni non c'è nessun profeta. Il primo che rompa quel silenzio sarà Giovanni Battista, altrimenti il silenzio. Ma non è vero che è scomparsa la profezia. La profezia prende adesso un'altra forma. I profeti classici dicono, Dio dice a lui, parla con la parola. Nell'Apocalittica vivi, che continuamente ritorna. Notate, è il togliere i veli, leggere la realtà per quella che è. Ma tu lo puoi fare, quando tu puoi fare il profeta, quando sei in patria tua, puoi sparare, cioè essere duro con il re, con i sacerdoti, ma quando vivi sotto l'impero, quando sei circondato da spie, basta un nulla e ti fanno fuori, che cosa usi? Un metodo, un'altra, cioè chiamiamola un genere letterario per farti capire dalla tua comunità, ma che se cadi in mano alla polizia segreta non capiscono nulla. Guardate che se Roma avesse capito quello che l'Apocalisse stava dicendo, di cristiani nell'impero romano non ne sarebbe rimasto uno. Talmente è drastica l'Apocalisse sull'impero romano. Ma capite allora la difficoltà che ci sta nel capire un testo come questo, ma è importante capirlo. Notate che abbiamo tantissime, oggi sono stati pubblicati volumi e volumi delle Apocalissi giudaiche. Un libro come Enoch, che non è nella Bibbia, guardate che era ritenuto dagli ebrei un libro sacro, è stato poi eliminato dopo dai rabbini per paura di Roma, perché si parlava di Roma, difatti, in maniera critica, ma se Roma avesse capito, l'unico libro apocalittico dell'Antico Testamento è il libro di Daniele, dove Roma sta appena ancora in lontananza. Quindi capite un po' il significato di questo, e diventa per noi estremamente significativo questo, perché dobbiamo imparare un po' la resistenza anche noi dentro l'impero. È interessante che buona parte di questa lettura, di questo sforzo di capire questi testi, venga proprio dagli Stati Uniti. È lì dove sempre di più, con la ricerca su Roma, cercano di capire, ma come hanno fatto queste comunità a resistere davanti a un sistema del genere? E quindi capite l'importanza anche per noi di questo. Ritorniamo allora, detto questo, spero che sia chiaro, io ho cercato di essere brevissimo, non posso fare altro. Ritorniamo e guardiamo, per favore tenete il testo sotto mano. Notate come il capitolo 13 è centrale all'Apocalisse, è l'analisi dell'impero per il profeta. Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. Notate che il capitolo 12 aveva finito con
una frase incredibile. Il drago si appostò sulla riva del mare. Il mare è il mar Mediterraneo. Dietro la bestia ci sta il drago. Notate, vidi salire, vidi, notate, vidi che viene ripetuto, dal mare. In chiave biblica il mare è il mare Mediterraneo, il mare della prosperità, del commercio, il mare nostro. Ma in chiave biblica il mare è sempre negativo, per gli ebrei avevano paura, boia del mare, quindi è una bestia che sale dal mare. Vedremo dopo chi è la bestia. Aveva 10 corna. Il corno in chiave biblico è segno di potenza. 10 è numero perfetto, è una bestia che ha un potere totale. Sulle corna, scusate, se aveva 10 corna e 7 teste. Notate le 7 teste, vi ricorda qualcosa? E la comunità accendeva subito una lampadina. I 7 colli di Roma, ma che subito il 7. Notate che ogni dettaglio qua dentro la comunità lo percepiva. E 7 teste, sulle corna 10 diadema, il diadema è segno di potere imperiale, 10 potere imperiale totale, e su ciascuna testa un titolo blasfemo, una bestemmia. Perché bestemmia questa? Lo vedremo. Notate la bestia che io vidi, notate, sta insistendo su questo. Era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Vi ricorda qualcosa? Notate che il profeta, questo profeta, non inventa nulla, non fa altro che prendere gli antichi libri apocalittici e ritradurli nell'oggi di Roma. È la rilettura della parola, ma nell'oggi che lui sta vivendo. Notate la bestia che io vidi, era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Dov'è citato questo testo? Notate nella grande capitolo, importante capitolo settimo di Daniele, dal mare, il mar Mediterraneo, in tempesta escono 4 enormi bestioni, bestie. Una rappresenta l'impero babilonese, il secondo l'impero Medo, terzo l'impero persiano che ha distrutto poi Babilonia e il quarto l'impero greco sotto cui Daniele è scritto. Notate, gli imperi per l'apocalittica sono tutti bestie. Notate la tradizione, la resistenza di un popolo, come il popolo ebraico, che era schiacciato da questi imperi. Quindi la bestia era simile a una pantera, con le zampe come quella di un orso e la bocca come quella di un leone. Ma dicendo questo, cosa sta dicendo di questa bestia il profeta? Sta dicendo che la nuova bestia che nasce dal mare ha tutte le peggiori qualità di tutti gli altri imperi. È la bestia delle bestie Roma per il profeta, perché le comunità stanno soffrendo sotto Roma. E notate, poi dice, è il drago, è il potere del male, che diede la sua forza, il suo trono, il suo grande potere. A chi lo dà? Alla bestia. Notate che razza di idee, ma già oggi per noi sarebbe impossibile andare a Roma a fare una critica del genere dell'attuale governo. Notate che coraggio hanno avuto a dire una roba del genere di Roma. Il potere politico romano che cos'è? È demoniaco. Capite perché devono scrivere come scrivono? E questo è importante cominciare ad entrare un po'. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Qui possono essere due cose. Uno, sono molti che la interpretano come una delle teste, e poi in Apocalisse dirà sono anche 7 imperatori romani. Potrebbe essere l'imperatore Nerone, che si aveva tentato il suicidio ed era guarito. Ma potrebbe essere anche un'altra. La sua piaga mortale fu guarita, perché l'impero sembra sempre lì lì per morire e poi si riprende. Può essere tutte e due.
Allora notate quello che dice, la terra intera, notate quindi che la bestia è il potere politico di Roma, è Roma. Allora ma notate che però il profeta è di un'intelligenza incredibile. La bestia non è Roma. La bestia porta Roma. Poi nel capitolo 18 in particolare, Roma si vedrà che chi porta la bestia porta la grande prostituta che è Roma. Notate che in ogni età il drago, la bestia, porta, l'abbiamo visto in tutti questi secoli, pensate al nazismo, pensate, la bestia che porta questi, che porta la donna, la grande prostituta, così l'Apocalisse chiama Roma. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia. Notate l'adorazione di Cesare, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? Chi può combattere con essa? Qui avete la spiegazione della bestemmia di Roma. Perché Roma bestemmia? Perché su ogni testa c'è un titolo blasfemo? È la bestemmia. Qual è la bestemmia di Roma? Roma si fa Dio. Chi può combattere con la Roma eterna, le legioni romane invincibili? Roma pensa di essere Dio. Capito? Allora la bestemmia è la bestemmia del potere, dell'ubis del potere. E notate, notate poi cosa dice: essa aprì la bocca per proferire bestemmia contro Dio. Ah, scusate, la bestia per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. 42 mesi fa quanti anni? 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo è metà di 7. 7 numero perfetto, 3 anni e mezzo è il numero imperfetto. È il tempo della persecuzione, non tempo limitato che Dio conosce. Poi dice: essa aprì la bocca per bestemmiare il suo nome e la sua dimora contro tutti coloro che abitano in cielo. Chi sono coloro che abitano in cielo? Come? No. Chi abita in cielo per l'Apocalisse sono le piccole comunità cristiane che vivono in maniera alternativa al sistema. Ecco la lotta. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Notate che forza. Questo profeta ha la netta sensazione che questa bestia è talmente potente che sta schiacciando i santi, cioè le prime comunità cristiane, e li sta vincendo. La fede non ti tira fuori dalle tragedie della storia. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo e lingua. Le fu dato. Notate che, come viene anche dopo, viene usato molto spesso il passivo. Notate perché gli imperi stanno in piedi, le fu dato, perché semplicemente c'è la condiscenza di tutti. Guardate che anche il nostro sistema oggi sta in piedi per che cosa? Per il silenzio degli onesti. E capite un po' come avvengono. Le fu concesso fare guerra contro i santi, le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione, l'impero romano nella sua vastità. Notate che non siamo nel momento della decadenza, siamo nel momento più bello dell'impero romano. Mai visto un impero del genere, mai visto nell'antichità un impero che ha prodotto, non so io, la capacità di leggi, le strade, tutto quello, la Pax Romana, che sappiamo molto bene cos'era la Pax Romana, ma questo è quello che appare. L'adorarono tutti gli abitanti della terra, tutti, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello. Il libro della vita è nelle mani di Dio, è il libro dell'agnello, non immolato. Per favore smettiamola questa storia. In greco è chiaro, la traduzione deve essere sgozzato, non è l'immolato con tutti gli aspetti sacrificali che noi intendiamo, è sgozzato dall'impero, fino dalla fondazione del mondo. Cioè, tutti gli abitanti della terra adorano la bestia, eccetto chi?
tutti membri delle comunità cristiane, i cui nomi sono scritti nel libro dell'agnello perché seguono l'agnello sgozzato, non seguono la bestia. E poi, alla fine di questa analisi, il profeta si ferma e parla alla comunità. Chi ha orecchi ascolti, la traduzione qui è molto brutta. Chi ha orecchi ascolti, Gesù lo riprende così spesso questo. Colui che deve andare in prigionia non vada, andrà in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso, no, sarà ucciso di spada. Notate cos'è che sta dicendo il profeta alle comunità cristiane? Orecchi ragazzi, dice, se voi fate questa analisi di Roma, cos'è che vi aspettate? Il martirio, l'esilio e che vi taglino la testa, non c'è altra via. Erano ben coscienti di cosa significava la resistenza. In questo, dice, sta la perseveranza e la fede dei santi. In questo sta la perseveranza. E non è perseveranza, anche la traduzione perseveranza è brutta. Forse oggi la parola migliore di tradurre ipomonè sarebbe resilienza. Resilienza è quella qualità che ha l'acciaio. Il ferro si spacca, l'acciaio gli date la botta e bam, torna su. Ecco la resilienza. E la fede dei santi, com'è che si manifesta? In questa capacità di giocarsi la vita, capite che razza di Dio? Quindi questa è la prima bestia, ma ce n'è una seconda. Mamma mia, sono già quasi le 7 e io volevo tirare poi le conclusioni. Vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva 2 corna, la prima ne ha 7, 2 vuol dire che ha meno potere, simile a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Notate Gesù, state attenti a quei profeti che vengono come agnelli, ma sono lupi rapaci, la stessa cosa. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Notate, questa seconda bestia aiuta praticamente a tirar dentro tutti nell'adorazione. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. È quello che l'ho ritrovato nel profeta Elia, il fuoco che discende dal cielo. Quindi è qualcosa quasi di profetico, ma di profetico da lupo. Poi, per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso, infatti fu concesso, le fu dato, di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. Notate, 3 volte lo dice questo uomo. Notate la statua, che vi ricorda chiaramente quale statua? Statua di Cesare, davanti a cui mettevate il granellino d'incenso, ma vi ricorda la grande statua del libro di Daniele che rappresenta i grandi imperi e che devono adorarla per ordine di Nabucodonosor, e i 3 ebrei, 4 meglio, si rifiutano di farla, vengono buttati nella fornace. Notate l'apocalittica, questa è resistenza. Per mezzo di questi prodigi, scusate, le fu concesso, infatti, di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse mettere a morte coloro che non avessero adorato la bestia della statua. Qual erano le bestie che parlavano nell'impero romano? L'oracolo di Delfi, le grandi che facevano dietro e ci stava qualcuno che... Cesare che va e dice cos'è che mi succederà, i famosi oracoli, per cui è tutta questa fantasmagoria religiosa romana dei templi che qui viene a galla. Essa fa sì che, notate adesso quello che avviene, il 16 è incredibile. Noi diciamo oggi comprendiamo certe cose, ma per un profeta, nel primo secolo, in un momento d'oro dell'impero romano, guardate che analisi vi fa. Essa, questa bestia, fa sì che tutti, piccoli e grandi, poveri, liberi e schiavi,
ricevano un marchio, il halagma in greco, sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa vendere o comperare senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Notate cos'è che sta dicendo il profeta. Ragazzi, attenzione alla comunità. Guardate bene, cercate di capire, dice la comunità. Cos'è che fa questa bestia? Essa fa sì che tutti abbiano o sulla mano o sul fronte il timbro. A Roma chi è che venivano timbrati, tarchiati, o come si dice? Gli schiavi. Qui c'è un altro. Questa, notate che usa la parola haragma, che è usato anche per i soldi, la moneta romana, che ti mette, notate come la moneta ti lega totalmente, è incredibile questo testo, che ricevono un marchio sulla mano destra e che nessuno possa comprare o vendere senza avere, tu non fai commercio se non aderisci alla bestia e al suo sistema. Notate che analisi, il legame fra il potere politico romano e il potere economico dell'impero. È straordinario, veramente. Notate una cosa, chi è questa seconda bestia, secondo voi? Notate, parla di profezia, di aspetto religioso, quindi chiaramente a chi... È tutto l'ambaradan dei templi pagani, dei sommi sacerdoti, che è una religione funzionale. La religione qui serve a che cosa? Ad accomodare. Roma accettava tutte le religioni, ma non i cristiani, capite? Perché basta che tu accetti, che tu fai parte dell'impero, che ricevi il suo timbro, che e per cui puoi vendere e comprare, ma se tu rifiuti quello, capisci subito quello che avviene. Notate che razza di davvero di profondità di analisi. Notate, dice, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. E qui arriva il rebus, qui sta la sapienza, come prima, chi ha orecchi ascolti dopo la prima bestia. Qui dice, chi ha sapienza la usi, per favore, sta dicendo alle comunità. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. È infatti un numero di uomo e il suo numero è 666. Cos'è la risposta del profeta alle comunità che devono essere rimaste atterrite davanti a un impero così grande? Ma cosa facciamo noi? Erano quattro gatti quando l'Apocalisse è scritta. Non so se in tutto l'impero romano c'erano 20-30 mila cristiani su 60 milioni di abitanti. Nulla. Come fare a... Fate la grande domanda è proprio, sta qui allora, che risposta dà il profeta davanti a queste piccole comunità, davanti a un impero così ultrapotente? Il nome della bestia è un uomo? Occhi ragazzi, intelligenza. È un uomo? È un nome d'uomo. Roma non è Dio, è soltanto un uomo, è mortale, oggi sarà ma domani passa, non abbiate paura del potere della bestia. Fate il messaggio di speranza. E l'altro è 666, che ha fiumi di inchiostro. Notate che purtroppo molto di questo è andato, anche i padri della Chiesa non comprendevano più, ormai la dicevano in chiave allegorica. Invece è proprio apocalittica, oggi riusciamo con tutti gli studi a capirla un po' meglio. Notate davvero quello che quel 666 cosa può rappresentare? Una ve la dico subito che per voi non è facile. Una possibilità è che il nome di Nero Cesare, cioè Nerone Cesare, se messo nell'alfabeto ebraico, poi il numero, la posizione, perché le posizioni, non so, A, B, C, D, a seconda della posizione, per esempio B è numero 2,
le varie lettere, non c'erano le consonanti in ebraico, le consonanti dove corrispondono, e le moltiplicate per 100 avete 666. Potrebbe essere questo, ma facilmente la risposta è un'altra. È che l'impero che si fa Dio, che pensa di essere onnipotente e vuole essere 7, raggiunge solo che cosa? 666. È l'imperfezione stessa. Notate che razza di analisi e che razza di speranza apriva per le comunità, che solo loro poi potevano leggerlo tutto questo. Voi direte, ma cos'è che io adesso arrivo a noi? Notate che prima di tutto è fondamentale leggere questi testi, possono leggere solo perché questo profeta era un credente nel nome di chi? Di quel povero Gesù di Nazareth, crocifisso dall'impero romano. Roma crocifisseva solo schiavi e sobillatori contro l'impero. Notate, il crocifisso e i crocifissi. Vi ricordo a tutti che nell'impero romano, su 60 milioni di persone in questo momento che vivevano nell'impero, molto facilmente da un terzo a due terzi erano schiavi o ex schiavi. E cominciate a capire che razza di sistema. Da dove legge l'impero? Non dalla bellezza del Tempio di Diana di Efeso, dalla bellezza di Roma che vi incanta, ma da chi paga per quella bellezza. Ecco la lettura. La stessa cosa vale per noi oggi. Se voi leggete l'Occidente, dalle nostre bellissime città, una cosa, leggetela da chi paga per tutto questo bene. Cambia tutto. Sono stati i poveri a Coracoccia che mi hanno radicalmente convertito a rileggere anche la Bibbia con altri occhi. Ecco perché è importante viverle queste realtà a Coracoccia, come anche per Rione Sanità. Vivi nell'altra parte della storia e quindi puoi fare questo tipo di... Ecco, è importante da dove leggi la parola. Per favore, leggere un testo di Marco in una bella villa di Bologna vuol dire una cosa, lo leggete in una baracca di Coracoccia, lo stesso testo vuol dire un'altra cosa, il contesto è altrettanto importante del testo che leggete. Quindi è importante questo passaggio, lo legge dal crocifisso, da Gesù crocifisso e dai crocifissi della storia. Oggi siamo invitati anche noi, io ho detto teniamo presente questa drammatica realtà, per esempio, ma leggete l'impero, ma come facciamo oggi noi a inebriarci di questo? Noi siamo nell'impero del denaro oggi, stravittorioso, ha vinto, vedete che ci prendiamo in giro, ha stravinto, non ci sono al momento alternative che abbiamo fra le mani, è una realtà quello che abbiamo fra le mani. Chi paga? Lo vedete subito, siamo dentro un impero economico finanziario che permette a pochi di avere tutto. Notate, più finanziario che economico oggi. Ecco quello che permette a pochi di avere un po' tutto fra le mani. Non entro qui nel problema dei soldi, devo essere qui a farvi l'analisi dei soldi. Veramente incredibile quello che avviene, la mistificazione che ci sta dietro a questa roba, ma non entro. Notate, è importante cominciare a capire la connessione, questa connessione profonda, più finanziaria che economica. Oxfam quest'anno a Davos ha detto che gli 8 uomini più ricchi al mondo hanno più di 3 miliardi e 600 milioni di persone più povere a questo mondo. Il più ricco di questi 8 qua è chi è? Chi? No, Trump, il primo fino a qualche mese fa era Bill Gates e già Bezos, Amazon. Pensate che degli 8 uomini più ricchi al mondo, i 4 sono i giganti del web, Facebook, capite, Microsoft, capite dove si sta andando, gli 8 uomini, ma perché questo? Ma perché il potere ormai è il denaro e tu lo puoi controllare, capisci? Pensate che in una giornata, 3 mesi fa, Bezos ha guadagnato 9 miliardi di euro in un giorno. Secondo, come si chiama, Oxfam dice che l'1% della popolazione mondiale, quindi 70-80 milioni di persone, hanno più del 99% della popolazione mondiale. Capite?
perché sempre meno persone hanno tutto in mano, a spese di chi? Notate, questo poi permette al 10% della popolazione mondiale, 10% massimo, quindi 1 miliardo, siamo generosi, che consuma da solo il 10%, il 90% dei beni che sono prodotti su questo pianeta. La conseguenza che cos'è? Avete 3 miliardi di persone che vivono con 2 dollari al giorno, avete 1 miliardo di persone che fa la fame, ce lo dice la FAO, mentre buttiamo via 1 miliardo e 300 milioni di cibo buono all'anno a livello mondiale e ammazziamo per fame dai 20 ai 30 milioni di persone. Infatti, lo capite, insomma, ci vuole molto a capirlo. Seconda cosa importante, che qui non è espressa nell'Apocalisse, è espressa nel capitolo 9. Notate, cos'è che permette a così pochi di continuare praticamente a papparsi tutto? L'indifferenza. Certamente l'indifferenza, ma non da parte dei poveri, c'è rabbia. Cos'è che blocca i poveri dal ribellarsi? Nona, per favore, se hanno il coraggio di attraversare il deserto, di morire per mare, non dite che i poveri hanno paura, siamo noi che abbiamo paura, non i poveri. Quello che li blocca è il potere, i pochi di questo mondo hanno in mano che cosa? È il potere militare, potentissimo. Pensate che l'anno scorso abbiamo speso a livello mondiale, ce lo dice il SIPRI di Stoccolma, 1739 miliardi di dollari, pari a 4 miliardi, 600 milioni di dollari al giorno che spendiamo in armi, ma dobbiamo farlo, non c'è via. L'Italia quanto ha speso l'anno scorso? Strano, con tutti i gadgets che avete, smartphone, eccetera, che queste cose non girino. Abbiamo speso 26 miliardi di euro, pari a 70 milioni di dollari al giorno che in questo paese spendiamo in armi. Perché? Ve l'ha detto la ministra, ex ministra della difesa, la Pinotti, nel libro bianco. Dice che l'Italia andrà in guerra ovunque i suoi interessi vitali saranno minacciati. Quali sono i nostri interessi vitali? Petrolio, bravo. Oppure cos'è che avete tutti in tasca? Il coltan, buona parte del coltan che è necessario per i telefonini, per smartphone, eccetera, viene dal Congo. Abbiamo fatto una guerra in Congo dal 96 al 99, tuttora continua, incredibile la situazione del Congo. Abbiamo ucciso 4 milioni di congolesi, i nostri telefonini sono insanguinati, non ce ne accusiamo neanche, perché viviamo dentro un sistema, e capite un po' quello che sta avvenendo, quindi capite un po' perché facciamo le guerre, perché abbiamo ammazzato Gheddafi, ma Gheddafi era amico di Berlusconi, abbiamo fatto un trattato di amicizia, l'ha ricevuto solennemente a Roma, perché l'abbiamo fatto fuori? Petrolio, è avanti di questo passo. Notate l'importanza delle armi, quindi un sistema economico, finanziario, militarizzato che sta pesando adesso su che cosa? Sull'ecosistema. Cioè noi, questo sistema ha bisogno enorme di energia. Per produrre energia usiamo soprattutto oggi petrolio e carbone. Utilizzando questi produciamo anidride carbonica, stiamo sbattendo nell'atmosfera 30 miliardi di tonnellate all'anno di anidride carbonica. La terra ne assorbe massimo, le foreste 20 miliardi. Abbiamo un deficit di 10 miliardi all'anno che fanno surriscaldare il pianeta Terra. Gli scienziati ci stanno dicendo una cosa molto chiara. Se andiamo avanti così, scienziati dell'ONU, quindi, perché eletti dai governi, quindi conservatori, ci dicono se andiamo avanti così a fine secolo rischiamo 3,5 gradi in più. Se il 10% continua, siamo stati gli altri, se saremmo sfortunati potremmo avere quanto? 5,5 gradi in più. Il sud dell'Italia, il sud della Grecia, il sud dell'Europa potrebbe avere 6 gradi in più. L'Africa rischia 7-8 gradi in più. Ricordo quello che vi ha detto le Nazioni Unite, l'hanno già scritto e pubblicato. Entro il 2050 le Nazioni Unite si aspettano
250 milioni di rifugiati climatici, gente che dovrà scappare dai propri territori perché non ci puoi più vivere, è impossibile. E sono già parte anche delle migrazioni che avvengono, di cui 50 milioni solo dall'Africa, praticamente buona parte dell'Africa. Allora capite che razza di sistema abbiamo fra le mani. Voi direte, ma io concludo semplicemente con l'analisi che vi fa uno dei più grandi vescovi profeti di questo secolo, straordinario profeta che adesso non è più, è vescovo emerito, ed è interessantissimo quello che lui dice di questo sistema. Sentite come si chiama Pedro Casaldáliga, Brasile, uno dei grandi profeti dell'America Latina, ancora molto lucido anche se è Parkinson. La grande blasfemia dei nostri giorni, la macro idolatria del mercato totale, la blasfemia dei nostri giorni, l'eresia suprema che finisce per essere sempre idolatria, è la macro idolatria del mercato totale. Ed è, può essere l'omissione della Chiesa, l'insensibilità delle religioni di fronte alla macro ingiustizia istituzionalizzata oggi nel neoliberismo, che per essenza è peccato, peccato mortale, omicida, suicida. Per sua stessa essenza, dico, il neoliberismo esclude l'immensa maggioranza dell'umanità. Questo è il peccato del mondo e può essere il peccato della Chiesa. E siamo grati a Papa Francesco perché nell'Evangelii Gaudium è chiarissima. È chiarissimo, questa economia uccide e quindi tocca a noi. Notate che noi abbiamo un'altra visione. L'Apocalisse cosa dice? Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, non per favore dopo morte. Dio la vede, la vuole, ci ha dato un giardino all'inizio, vuole un giardino anche alla fine, vuole che viviamo bene, manteniamo come credenti almeno questa profonda idealità, questo sogno, che è il sogno di Dio, perché Dio ci vuole felici. E allora tocca a noi darci da fare. Guardate che non verrà nessun Dio a salvarci, tocca a noi farlo. Soprattutto come? Prima di tutto con l'informazione. Ma è possibile che mai come oggi siamo bombardati da notizie, mai come oggi ci è dato di non conoscere la verità delle cose? Questa è una cosa assurda che sta avvenendo, quindi una informazione seria. Non è possibile che il sistema sappia tutto di noi e noi non sappiamo quasi nulla di come funziona questo sistema. Secondo, si vota non quando andate all'urna, per favore andiamoci, continuiamo a votare meglio che possiamo, ma il voto per questo sistema lo date quando andate in banca e quando andate al supermercato. È lì dove quotidianamente votiamo per questo sistema. In banca, io vorrei pregare tutti voi che siete qui, quando andate a casa questa sera, guardate in che banca siete, lo sapete già, andate su internet, fate un po' di indagini, provate a capire ma che banca è. Dov'è che spende i vostri soldi? Dov'è che investe? Se investe per esempio in armi, come fate ad accettarlo se siete contro le guerre? Se investe in petrolio, mette il petrolio di rimanere sottoterra? Oppure se ha i soldi nei paradisi fiscali? Oppure, non so io, se investe in speculazione finanziaria? Voi dovete scrivere, basterebbe che milioni di cittadini italiani scrivessero alle proprie banche dicendo: caro direttore, io non posso accettare che i miei soldi vengano usati per questo, questo e questo. La minaccia di ritirare i soldi, guardate che potrebbe avere un impatto incredibile sul sistema finanziario. Tocca a noi farli questi passaggi, non c'è nessuno. Guarda, capite quanto diventa importante il passaggio personale a questo livello? Notate, qualcuno dirà: ma poi cosa faccio dei miei soldi? Ma mi domando, avete una banca pubblica in questo paese? Ce n'è una? Neanche la Banca d'Italia? Qualcuno dice: ah, no, anche quella è privata. Il 15% del capitale della Banca d'Italia appartiene alla Banca d'Inghilterra, tanto per vostra informazione. Capite? Non c'è nessuna banca, ma come mai che negli Stati Uniti, qua del capitalismo mondiale, avete tante banche pubbliche, tenute dai cittadini? Ma è possibile che in Italia non ci possa essere una banca pubblica? Ma domandiamoci, io non riesco più a capire perché siamo così lenti nel tradurre queste cose, per muoverci,
se non volete una banca pubblica fatevi una MAG, fatevi che cavolo che volete voi, ma tirate fuori i vostri soldi da quel giro spaventoso che chiaramente a un certo punto ci salterà tutto. E esatto, la banca etica è fondamentale in questa, è l'unica banca di cui al momento possiamo, e anche qui è un discorso per le chiese, per le parrocchie difficilissimo. Oggi sta andando bene la banca etica, ma sono poche le parrocchie, le diocesi che hanno i loro soldi per esempio in banca etica. Dobbiamo incominciare, cioè tocca a noi. Seconda cosa, a livello economico dobbiamo incominciare a capire che noi dobbiamo, io direi, un po' asciugarci come occidentali, come mondo ricco, asciugarci, diventare più sobri, non poveri, per favore. Parlo di sobrietà felice, e la sobrietà ti renderà anche più felice, guardate. E quindi la sobrietà è fondamentale, ma altrettanto andando in negozio chiederci sempre chi ha prodotto quel prodotto, se è un prodotto giusto, se gli operai sono stati pagati. Come fate ad andare in un negozio di vestiti e comprarvi un vestito di Piazza Italia, di Benetton, quando sapete che questi vestiti sono fatti in Bangladesh e in Vietnam? In Bangladesh le donne per fare i nostri vestiti prendono $30 al mese, $1 al giorno. Basterebbe boicottarci, abbiamo un potere enorme fra le mani, usiamolo. Capite che razza di importanza ha tutto questo? Terzo, basta con questi, facciamoci sentire a livello di, non solo delle guerre, ma della vendita di armi. Non è concepibile che vendiamo armi, abbiamo esportato per 10 miliardi l'anno scorso l'Italia, abbiamo esportato bombe all'Arabia Saudita, che le usa in Yemen è un disastro, guardate. Le abbiamo date al Qatar, agli Emirati Arabi, che le usano per finanziare chi? Per meglio finanziare, per dare le armi ai qaedisti e ai jihadisti. E noi facciamo la guerra contro il terrorismo. Ma è follia totale la nostra. In barba alla legge 185, che dice che l'Italia non può esportare armi a paesi dove ci sono violazioni dei diritti umani o paesi in guerra. Ma capite, abbiamo un governo legale, ma quale legalità? Capite un po' come la bestia diventa attuale, l'abbiamo sotto i nostri occhi, non ci muoviamo. Infine, diamoci da fare, il Papa, ringraziamo Papa Francesco che ci ha regalato questo stupendo testo dell'Audato Si, ma non sta passando nei fedeli, non sta passando nelle parrocchie, deve essere tradotto. Facendo che cosa? Dicendo basta al petrolio e al carbone, deve rimanere sottoterra, e dobbiamo invece andare sulle fonti alternative, rinnovabili. Non c'è via, tocca a noi. Cioè, per favore non ditemi davanti a un'analisi così dura che ho fatto l'Apocalisse per l'impero romano, che vi faccio dell'impero attuale, non possiamo far nulla, possiamo fare tanto. Tocca a noi, ognuno di noi. Io ritengo che la bomba atomica è il più grande peccato che l'uomo abbia fatto, perché ha il potere oggi di distruggere il pianeta. Ma la grande bomba atomica che Dio ci ha dato è ognuno di noi. Se prendiamo coscienza delle potenzialità che abbiamo, mettendoci insieme, facendo partire, come dice Papa Francesco, leggetevi 3 testi di Papa Francesco, per favore, ai movimenti popolari, guardate che potremmo fare molto, avere un mondo un po' più decente, un po' più vivibile. Grazie a tutti voi. Until the philosophy which holds